Buongiorno. Per la verità ci tenevo e ci tenevamo a fare gli auguri di Natale, ma come voi sapete siamo stati impegnati fino al 23 sera, il 22 in consiglio comunale, il 23 a lavorare, due consigli comunali, delibere di giunte complicate, la norma, ANM, e sapete come me le problematiche, però non poteva finire il 2017 senza un augurio. E poi invito sempre tutti, lo so che magari vi potete annoiare, ma quando avete qualche dubbio provate ad ascoltare sempre direttamente le parole del sindaco, perché io ieri ho dovuto dedicare, non è che mi fa particolarmente piacere, ma fa parte delle mie funzioni, 25 minuti, 30 minuti domande di giornalisti dove c'è il mio pensiero, e stamattina mi alzo e leggo i giornali, il sindaco processa la giunta. A parte i processi purtroppo non li faccio più, perché magari potesse fare, era il lavoro che amavo e che ogni tanto ho la nostalgia di non poterlo fare più, ma io non mi permetto di processare la giunta, io mi permetto di fare analisi politiche che sono molto più ampie. E dico sempre quello che ho detto da 7 anni e che dico anche oggi nel dare i auguri a tutti voi e alla mia giunta. Io devo continuamente, così come faccio con me stesso, fare un check di quello che si è fatto e di quello che si farà. Che qua non è che siamo stati chiamati a scaldare poltrone, a portare avanti una baracca, a cercare di sopravvivere o a sistemare parenti o a fare interessi privati o a garantirsi una carriera futura. Io personalmente, finora quasi tutte le persone che sono accompagnate in questi anni, qualcuno ci ha lasciato nel senso che non ci ha più creduto, qualcuno si è dedicato ad altro, ci siamo immolati per questa città, ma noi non intendo mica solo la giunta, noi intendo proprio una squadra fatta di politici, di amministratori, di staffisti, di funzionari, di impiegati. È chiaro che quando uno lancia l'asticella sempre più avanti e dice voglio salvare la città, e io a Auricchio ci mettiamo a fare il corpo a corpo con lo Stato, non il corpo a corpo con qualche cittadino che pure incontriamo ogni giorno per strada. Quando vogliamo salvare la NM, quando vogliamo far diventare Napoli una città sempre più efficiente, quando ci vogliamo anche candidare a far ritornare Napoli a essere una capitale, io devo fare un check, questo ho detto, perché magari, non lo so, vedo il ragioniere, dico ragioniere, ma dica a casa, se no rimane il suo figlio, non lo detto ragionevole. Allora dica, segretario, che tanto non si può... Segretario, tu te la senti di immolarti in una sfida di questa portata con un sindaco mezzo pazzo, con un sindaco che viene con 40 di febbre, con un sindaco che non si ferma mai? Quella mi può dire, sì, io ti voglio bene, mi sei pure forse fino anche simpatico, ma io non tengo anche altri interessi nella vita, che è un processo questo, non è un segno di lealtà. Che uno si guarda attorno e dice ai miei collaboratori di giunta, ai dirigenti, può essere pure che c'è qualche assessore che non se la sente, può esserci qualche dirigente che dice non ce la faccio più, qualcuno che non può condividere, è fisiologico, se uno non condivide l'azione del sindaco che è stato votato per 2 volte, non è che io lo posso obbligare, non è che ci metto un fucile di dalla nuca e dico tu devi fare quello che ti dico io, ci sono gli strumenti per dire caro sindaco, io a lanciare questa sfida non la condivido, arrivederci e grazie. Io penso di essere un uomo leale, veramente dispiace, perché ho anche una grande generosità e Mimma Annunziata lo sa con i giornalisti, però veramente quella forse è l'unica battaglia, caro Mimmo, che non vinceremo mai, perché se uno dice delle cose e ti riportano esattamente il contrario, ma stiamo veramente, devo pensare o che il mio interlocutore non è sufficientemente intelligente o è in malafede. Io non ho altre alternative. Poi diranno il sindaco processa la stampa. No! Il sindaco si farebbe ammazzare, esattamente quello che vi dico, per l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e per l'indipendenza e l'autonomia della stampa. Ma proprio perché vi farei ammazzare, io pretendo che ci sia magistratura autonoma e indipendente e stampa autonoma e indipendente. Perché allora a questo punto non parlo più, perché è inutile che parlo solamente con una telecamera, con i social. Questo lo voglio dire perché veramente gradevo, no? Perché io vedo a Raffaele, a Raffaele sa già processato, e a Raffaele un grande da stare, dico Raffaele ti devo processare perché non va bene, ci sono, ma mica lo farei a mezzo stato. Allora ci tenevo a dirlo perché me ne parlavo pure adesso col segretario, ogni giorno è così. Invece a voi vi voglio innanzitutto, soprattutto a tutti quelli che, come dire, si sono impegnati come noi in questo 2017 con grande lena, ringraziare, perché credo che sia stato uno degli anni più difficili. I momenti più difficili per me sono stati l'inverno del 2013, che fu un periodo molto difficile, e chiaramente il periodo
in cui sono stato per strada, qualcuno sarà stato magari anche contento, però insomma stavo per strada e poi sono ritornato qua. Ma quest'anno è stato il momento più difficile, perché è stato un anno difficile, non è che è stato un mese, due mesi, 15 giorni e 30 giorni, è stato un anno davvero difficile. Io vorrei che voi foste consapevoli fino in fondo della conquista e del risultato che abbiamo ottenuto nella legge di bilancio. Quello è un risultato che vede in particolare un impegno personale mio e del capo di gabinetto, del direttore generale, che oggi è dovuto partire, non sta qui con noi, ma come se stesse chiaramente insieme a noi. È stato un impegno importante, perché a nessuno sfugge, soprattutto a quelli che più ci hanno lavorato in questo periodo, che se quella norma non fosse stata approvata grazie alla nostra tenacia, alla capacità di interlocuzione con lo Stato ai massimi livelli, il 2018 sarebbe stato di gran lunga peggio del 2017, con un rischio baratro dietro le porte. Quindi questo significa che noi abbiamo bisogno di una squadra, perché non si può reggere tutto sulle spalle di un uomo, di una donna, di poche persone. Quindi veramente il 2018 comincia con le migliori premesse rispetto al 2017, nel senso che oggi possiamo dire tranquillamente di non correre il rischio di cadere nel baratro. Abbiamo sicuramente le condizioni per essere più forti sul piano amministrativo, normativo, finanziario, di bilancio, eccetera. Abbiamo anche la maturità dopo 7 anni di governo, abbiamo l'assoluta consapevolezza, ma abbiamo comunque anche un grande senso di responsabilità, nel senso che noi, almeno come amministrazione dei Magistris, poi non abbiamo più il tempo, se non riusciamo nei prossimi 3 anni a realizzare gli obiettivi che ci siamo dati, per poterli realizzare. Quindi io su questo ci credo molto, e quindi ho fatto di tutto perché questa città non andasse in un rischio di sesto. Ho ottenuto questo risultato, perdonatemi che uso il termine al soggettivo, ma in questo caso è una partita che mi sono giocato personalmente. Se non avessimo raggiunto l'obiettivo, mi sarei assunto personalmente le responsabilità, consapevole che dietro avevo una squadra, e non è affatto vero, come anche ho letto, mi sono sentito solo. Quel solo mi riferivo ai tanti soloni che ogni giorno pontificano sulla nostra città, e quando si tratta di fare le battaglie non li trovo, ma certo non mi riferivo laggiù, lo devo specificare, perché persone di così grande intelligenza evidentemente non l'hanno capito nel momento in cui io mi sono espresso con la chiarezza che mi contraddistingue. Ho molti difetti, ma certo non parlo il politichese, e non parlo, credo, un italiano complicato, né mi esprimo in un dialetto incomprensibile. Credo che le cose che dico si capiscono, anche quando devo mandare un messaggio, e il messaggio è forte e chiaro. Io da gennaio devo capire chi ci sta nella giunta, chi ci sta tra i dirigenti, chi ci sta in questa macchina. Chi non ci sta non viene mandato a casa, si può un attimo mettere da parte, perché io non posso andare a sbattere contro un muro. Cioè, se io lancio la sfida salviamo ANM, questa è una sfida grossa. Se io lancio la sfida in questa città i servizi devono migliorare, è una sfida grossa. Se io lancio la sfida che la città deve essere più sicura, è una sfida grossa. Da solo non la riesco a fare, invece io credo che insieme, io finora ho avuto complessivamamente una collaborazione. Devo dire, anche con la franchezza che mi contraddistingue, che in questo autunno secondo me non tutti ci hanno creduto. Lo penso. Penso che ci sono persone che non hanno creduto che noi superassimo l'ostacolo della Corte dei Conti, che noi superassimo l'ostacolo della norma, che noi potessimo magari a gennaio, speriamo e ci auguriamo, il 10 gennaio, anche di vincere il ricorso, grazie ai nostri avvocati che sono bravissimi, tra i tanti bravissimi che ci stanno qua dentro, ci sono anche i nostri avvocati che ringrazio, e un abbraccio affettuoso in particolare a Antonio Andreottola, che nel cogliere le mele, se non mi hanno detto male, ha rischiato grosso, ma sta qua tra di noi, lotta insieme a noi, non so se c'è, eccolo, quindi ringrazio lui per ringraziare tutte le persone davvero forti e brave che ci hanno aiutato. Allora io credo che questo, forse non tutti, c'è qualcuno che ha incominciato ad avere paura, che si è incominciato a preoccupare, sono sentimenti legittimi, ma in questa città e con questa amministrazione la paura non è consentita, me lo dovete perdonare questa cosa. Io personalmente mi dico responsabile, no, da ultimo, perché io poi, qualcuno pensa che noi non tuteliamo le persone che si espongono, allora da oggi in poi sul sito metterò tutti i procedimenti penali, civili, amministrativi e disciplinari di cui chi vi parla da 25 anni, compreso l'altro giorno, viene il mio avvocato e dice: sindaco, c'è l'ultima, qual è l'ultima che ha denunciato Salvini? Ha detto: questa è una bella notizia, questa non è una denuncia, questa è una penale. Salvini quando è venuto a Napoli, chi è stato il responsabile di tutto quello che è accaduto a Napoli secondo voi?
il sindaco, chi è responsabile se il padre, cioè comunque le denunce, però io non le pubblicizzo, il che non significa che noi non siamo vicini alle persone che si assumono responsabilità in cima a noi, ma dobbiamo essere consapevoli che quando non tiri avanti la baracca ma cerchi di lasciare il segno, nulla è indolore. Noi viviamo in un paese che non è normale, perché nel paese normale le cose che vi sto dicendo non andrebbero dette. Noi stiamo facendo tutto un ragionamento su cose surreali, ci ho dovuto smentire false notizie pubblicate sui giornali, devo dire delle cose che dovrebbero essere ovvie, no? Cioè è tutto all'incontrario e l'abbiamo visto in questi anni. Però viva Dio, quante soddisfazioni. Secondo voi perché Luigi De Magistris ha vinto la partita con lo Stato sulla legge di bilancio? Perché Luigi De Magistris è particolarmente bravo, qualcuno lo può anche pensare. Io vi dico qual è la vera ragione, che la città è forte, perché là c'è tanta gente che se mi potesse vedere accoppato politicamente, non dico altro, ma sarebbero le persone più felici dentro lo Stato. Non è che sono diventati miei amici, non è che sono diventati nostri alleati, è che Napoli in questo momento è forte. Napoli in questo momento è una città che fa respirare credibilità amministrativa, politica, istituzionale, giuridica. È una città in cui la gente vuole venire volentieri, nonostante non derim l'autobus e notte, nonostante non derim le metropolitane come vorrei, nonostante i problemi, la gente viene ed è finalmente contenta. E questa forza della città si trasmette a Roma, e quando io vado a Roma, certo ci metto anche del mio, ma perché De Magistris è forte? De Magistris è forte perché la città è forte, la città è forte anche perché ci siamo noi. Noi ci siamo perché c'è la città, il popolo è forte perché noi lo sosteniamo, noi siamo forti se il popolo ci sostiene. È il popolo unito. Ognuno può pensare come vuole politicamente, ma qua la sfida che noi abbiamo lanciato è di far sì che chi verrà dopo di noi, come amministratori, come figli, come nipoti, chiunque sia, trovi una città migliore. E questo immagino sia anche un senso di orgoglio nel fare il lavoro che fa. Allora io in questi anni devo dire, perciò voglio esprimere, chiudo, gratitudine, perché davvero tanta gente si è immolata, davvero tanta gente l'ha fatto con convinzione. Capisco anche umanamente che qualcuno possa avere dei momenti di difficoltà, guardiamoci tutti quanti allo specchio, come lo faccio anche io nei momenti difficili, perché può capitare a tutti di non sentircela. Attenzione, immaginatevi quale poteva essere il mio sentimento quando il prefetto con una certa solerzia mi notificò la sospensione. Scusate, io mi sono interrogato, mica sono un uomo folle, mica ho detto oh, ma non è successo niente, è tutto a posto, non cambia. No, Luigi te la senti di fare questa battaglia, di fare il sindaco di strada senza funzione, iniziare una battaglia giudiziaria in mezzo alla gente? Me la sono sentita perché pensavo di stare dalla parte giusta. Allora quando io parlo di check, mi riferisco a questo check, che è un check che ognuno di noi deve fare al proprio interno. Chi se la sente di lanciare una grande sfida per i prossimi 3 anni insieme a noi, sapendo che noi, per quello che possiamo, al di là degli errori che ogni giorno possiamo fare, che facciamo e che ci auguro, faremo sempre di meno, non lasciamo indietro mai nessuno. L'abbiamo dimostrato anche in questi anni, siamo tra i primi a arrivare in ufficio, sicuramente tra gli ultimi ad andarcene quando chiudiamo le porte, compreso l'altra sera, siamo stati fino a mezzanotte per cercare di raggiungere un obiettivo che per ora non ci siamo riusciti, ma ci riusciremo nell'inizio del 2018. Quindi davvero vi volevo fare gli auguri di buone feste, e in particolare di un 2018 ricco di soddisfazioni, ricco soprattutto di emozioni belle, di armonia, di pace e soprattutto di amore, che è una parola che uso spesso perché è un po' il segreto quando ho i momenti di difficoltà, mi interrogo dove uno trae la forza è l'amore, tra le varie cose che uno ama è l'amore per la nostra città, a cui sinceramente sto dedicando 7 anni della mia vita, trascurando completamente anche i miei affetti, i miei figli, eccetera, ma perché ci credo. E quando vedo che insieme a me ci credono tante persone, per me è un motivo di grandissima soddisfazione, perché è un amore diffuso questo per la città. Vi chiedo quindi, come dire, di continuare a sostenerci fortemente per questa avventura, con un 2018 che mi auguro sia meno difficile di un 17, che sinceramente è stato davvero, davvero complicato, ma siamo qui un po' raffreddati, un po' influenzati, con la febbre, con un po' di mal di testa, però sul pezzo, e staremo sul pezzo anche il 31 dicembre con tutti, poi vediamo, ci saranno in metropolitana e funicolare, il popolo di Napoli si inventerà magari la metropolitana, cioè a Mappè, non lo so, si inventeranno qualcosa, ma noi il 31 dicembre cominceremo con un buon augurio di fine anno, e a tutti i dipendenti, a tutti voi, alle vostre famiglie, che ormai mi sono legato, questa è un po' la mia famiglia, vivo più qua che a casa, veramente con tutto
il mio cuore, vi auguro un 2018 davvero splendido, grazie. Un brindisi?